Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Come potete vedere, allora sono completamente struccata. Ho tolto gli occhiali in modo che possiate vedermi perché ero veramente, cioè, tipo tutta coperta. Stile incognito oggi. Comunque sto andando all'aeroporto, ragazzi. Ho la sensazione terribile di aver dimenticato qualcosa, penso sia normale. Mi capita specialmente, non tanto quando faccio viaggi brevi, quanto quando devo fare viaggi lunghi, forse perché poi penso, se mi dimentico qualcosa, poi sono lontanissima da casa, non so, non che se, fa, cioè, se fai un viaggio corto, poi alla fine puoi tornare a prenderti quello che ti serve. No, però ho la sensazione ancora più forte quando vado, devo andare lontano. E, che tra l'altro, ragazzi, stavo per dimenticarmi il portafogli, cioè, ci potrete credere, il portafogli, sono tornata su a prenderlo. Mio Dio, ok, comunque, siamo partiti bene ma non benissimo. Sto andando in aeroporto e mi aspetta un volo di 6 ore, poco più di 6 ore, quindi. Però ancora non vi svelo qual è la mia meta. Scusatemi, lo saprete in questo video, probabilmente tutti andrete avanti per vederlo, beati voi, per me la giornata sta iniziando, ma per voi potete vederla già tutta. Quindi non vi svelo ancora quando atterreremo, vedrete, anche se in molti già l'avrete capito, anche dagli orari del volo, presumo. Voglio vedere, scrivetemi secondo voi dove sto andando, se le ore di volo sono 6 e non andate a sbirciare avanti perché sennò non vale. Ok, comunque sì, non vedo l'ora di arrivare in aeroporto. In realtà volevo andarci un po' prima per stare un po' nella lounge, ma quella di Amsterdam non è che sia bellissima, è piccolina, quindi alla fine non sto andando con larghissimo anticipo, sono in anticipo, quindi anche se ho trovato un po' di traffico adesso non sarà un problema. E sono attualmente, siccome appunto ve l'ho detto, viaggio business, quindi volevo aggiornarvi un po' anche su come funziona. E con la compagnia aerea, che non vi svelerò qual è, ma con la compagnia aerea con cui sto volando oggi, lo vedrete tra poco in ogni caso, quindi non è che potrò tenere la sorpresa per tantissimo, mi sa. Comunque, sì, con questa compagnia aerea, quando prenoti in business, non tutte hanno lo stesso servizio in realtà, ma questa compagnia aerea, quando prenoti in business, hai il servizio di autista privato gratuito che ti viene a prendere a casa, ti porta in aeroporto, poi quando atterri ti vengono a prendere in aeroporto, ti portano in hotel, eccetera, eccetera. E per il ritorno stessa cosa, è molto molto comodo, quindi. Sì, insomma, questo per il momento, quindi sono qui in macchina e ci mettiamo ancora, penso, una decina, quindicina di minuti fino all'aeroporto. I guess when you speak a language, you know, you don't really consider it too special, but everybody else like tells me that, like about Italian, you know, like, oh, it sounds so nice. Yeah, it sounds for us, we say, tropical. Really? Yeah, you know, tropical also, but yeah, it sounds nice. E devo dire, vabbè, lasciate stare i miei capelli. Devo dire anche il servizio top, che l'autista mi ha accompagnato fino al check-in, quindi super super comoda veramente. E c'è un sacco di gente alle mie spalle, non so se riuscite a vedere, non mi aspettavo che l'aeroporto fosse così pieno, ma per fortuna appunto quando viaggi business o first salti tutte le code, per fortuna, perché altrimenti sarei tipo in fila per tutto il giorno qua. E appunto, come potete vedere, viaggerò con Emirates. Che carino qui, ho finalmente trovato la lounge, che è la numero 41 qui se si viaggia con Emirates nell'aeroporto di Schiphol di Amsterdam. Eccoci qua, finalmente vado a mangiare qualcosa. E questa è la lounge, ragazzi. Molto carino perché c'è la vista sugli aerei, sulle piste. E qui c'è, adesso vi faccio vedere se si può prendere qualcosina da mangiare, finalmente faccio colazione e qui si possono anche controllare le partenze. Eccoci qua. Vediamo cosa prendere, la scelta è veramente pochissima. C'era tantissima roba salata e praticamente niente di dolce per fare colazione, però
sono riuscita a trovare due paninetti con un po' di marmellata alle fragole. Veramente questa business lunch è la peggiore che io abbia mai visto, vabbè. E tanto non ci devo stare molto. Ho preso un caffè latte, poi ho visto che c'era anche la cioccolata calda, ma fa niente, così mi sveglierò con un po' di caffeina, anche se appunto io non impazzisco per il caffè in nessuna forma. E poi ho preso un bicchiere di succo d'arancia. Finalmente, dopo aver fatto colazione, riesco a ragionare. Non che io solitamente faccia colazione a casa, ovvero non sempre, però se viaggio devo mangiare, altrimenti non ragiono veramente. Stavo per uccidermi uscendo dalla macchina, cioè delle scene che non avete idea veramente. Poi stavano per uccidermi al check-in, uno che mi è caduta la valigia, vabbè. Tra l'altro non sono neanche riuscita ad alzare fisicamente la mia valigia, che era tipo di 26 kg, ragazzi, quella che ho dovuto imbarcare. Per fortuna c'era un ragazzo che mi ha alzata lui, fantastico. Quindi adesso sono qui a sorseggiare una Coca-Cola Zero sfigatissima, che ho riempito fin troppo il bicchiere. Solitamente quando vengo nelle lounge prendo sempre un bicchiere di champagne, però ragazzi, oggi, cioè, non posso dire che è presto perché è tipo l'una, ok? Però non ce la faccio a bere in questo momento, cioè non è proprio fattibile per me, quindi festeggio la partenza con la Coca-Cola Zero. E tra l'altro non ve l'ho nemmeno detto, ma a Dubai mi raggiungerà Laura, quindi non sono da sola, appunto, ci sarà anche lei. Non vedo l'ora, wow, è appena decollato un aereo, chissà se riuscite a vederlo, e lì sta decollando. Io adoro troppo vedere gli aerei che decollano, starci su un po' meno, se devo essere onesta, come sapete, però è bellissimo vederli. E sì, quindi ci sarà Laura, sono strafelice. Tra l'altro siamo molto fortunate perché atterriamo praticamente nello stesso momento. Lei atterra tipo una ventina di minuti prima, però dovrei riuscire a, insomma, ad essere abbastanza veloce, e quindi appunto arriviamo assieme e saremo in hotel tipo con il fuso orario, ora locale a luna di notte, una cosa del genere. Quindi sì ragazzi, questo è quanto. Adesso posso rilassarmi un pochino, mi viene un po' l'ansia del volo perché sono tante ore. Comunque il volo lo faccio da sola perché lei vola da Roma e io volo da Amsterdam, quindi sì, ma devo rilassare. Rilassati Nicole, non è crollato nessun aereo, non è precipitato nessun aereo, perché deve precipitare proprio il tuo, appunto. Ecco, questi sono sempre i discorsi che io mi faccio da sola prima di imbarcarmi. Lo so che non ha senso, però se avete paura di volare mi capite, è una cosa che faccio sempre. Ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Sensazione di aver dimenticato qualcosa sempre presente. Penso che più che quando viaggi lunghi, penso che questa sensazione non sia tanto presente quando faccio viaggi lunghi, quanto quando viaggio per un lungo periodo, cioè sto via per tanti giorni. Secondo me è questo, però vabbè, sto continuando a pensare, ho dimenticato questo, non l'ho preso, ho dimenticato quello, non l'ho preso, quindi incrociamo le dita veramente. Che ci sia tutto ragazzi, qui ci starò ancora soltanto per pochissimo, ancora veramente 10 minuti e poi vado, perché da qua al gate c'è un... conosco abbastanza bene questo aeroporto, c'è una ventina di minuti da fare a piedi da qua al gate, quindi non posso restare troppo qui nella lounge. Però guardate che meraviglia, siamo proprio sulla pista e la vista è splendida. Sto camminando verso il gate, io in pigiama praticamente, manca ancora poco, ci siamo quasi. Qui l'aeroporto in realtà è abbastanza vuoto, ci sono solo le partenze fuori Europa. Io devo andare a G7, quindi a destra, ci siamo quasi, qui è G3 e laggiù c'è il mio gate. Ragazzi, sto aspettando il boarding di il mio gate, ma non volevo star seduta dove c'è troppa gente, quindi mi sono seduta qua che non c'è un'anima praticamente. E mi sono pentita tantissimo di aver portato queste scarpe di Dior,
sono bellissime, tutte con la scrittina Jean Dior, Christian Dior, però sono scomode. E nonostante mi stiano parecchio larghe, forse questo è il problema, mi stanno troppo larghe, devo stringere un pochino i lacci, praticamente penso di avere già tipo una piccola vescica. Ah, mamma mia ragazzi, non può essere quando devo camminare tanto per gli aeroporti, no vabbè. Quindi adesso le stringo un po' in aereo, vediamo se migliora la situazione. E, ho portato questa collana con questo anellino che ha le mie iniziali ed è un anellino di quando ero piccolina, mi va ancora sul mignolo però ho sempre paura di perderlo, quindi l'ho messo sulla collana ed è un super super portafortuna ragazzi, per il volo soprattutto ma anche per il viaggio. E qui altro portafortuna, sapete che io credo nei segni dell'universo eccetera, qui ho trovato un one dime americano che solitamente avrei raccolto come portafortuna, però in questo caso Covid eccetera, le mie mani sono pulitissime, igienizzate, non toccherò monete né nulla. Ok ragazzi, un po' di ansia c'è ma deve passarmi perché altrimenti non posso stare in ansia 6 ore, spero solo che non ci siano turbulenze e ce la possiamo fare. Nel frattempo vi ho chiesto su Instagram di indovinare dove sto andando. Io non so come, ma in tantissimi avete indovinato. In realtà avete indovinato forse di più la seconda meta, che non è subito quella dove sto andando adesso, però veramente in tantissimi. Cioè, io non so come fate, mi conoscete meglio di, non lo so, dei miei familiari, dei miei amici, è incredibile sta cosa. Vabbè che vi ho dato qualche indizio, sicuramente qualche indizio ve l'ho dato, che io poi vi do indizi anche senza accorgermene, quindi sicuramente. Però cioè, sono rimasta veramente in tantissimi, non tutti, però in tanti avete indovinato. Una cosa che non capisco è perché la gente, prima che il boarding apra, si mette in fila e sta là in piedi. Non ho mai capito il perché. Io aspetto sempre che siano già saliti tutti e poi vado io praticamente. Questa è la business first. Quindi aspetto che aprano il boarding e poi faccio passare tutti e poi vado, perché stare in piedi onestamente non mi va. Imbarcati un po' in ritardo, in realtà mezz'ora di ritardo, però mi hanno detto che comunque il volo non dovrebbe essere in ritardo, che poi recupera, perché mi aspetterebbe, cioè mi dispiacerebbe far aspettare Laura, quindi appunto speriamo non ci sia ritardo. Comunque sono sistemata, in realtà sono vicino alla finestra, però in realtà avevo prenotato il posto, quello accanto, ma visto che c'è un signore che voleva stare insomma più libero di muoversi su e giù, perché davanti c'è seduta sua figlia, sua moglie, allora gli ho detto non c'è problema, così io alla fine, perché in realtà volevo prendere il posto, poi ho cambiato idea, volevo prendere quello vicino alla finestra, ma ormai era tutto pieno, alla fine l'universo mi ha comunque fatto in modo che io stessi vicino alla finestra, che è bellissimo. E il servizio di Emirates sempre impeccabile, non appena ti siedi, anzi non mi ero manco seduta ancora, già mi hanno portato lo champagne e qui inizio veramente, qui inizia la mia vacanza, che non sarà solo vacanza, c'è sempre anche lavoro per me, perché appunto vedrete, comunque devo sponsorizzare diverse strutture in cui staremo, in cui alloggeremo, però nel frattempo da questo preciso istante inizia la mia vacanza ragazzi, cheers! Di solito hanno il veuf cliquot a bordo di Emirates, mi piace un sacco questo champagne. Quindi questo è, vi faccio un po' il tour diciamo del posto qui. Allora, come potete vedere qui sulla mia sinistra c'è un iPad che si può staccare soltanto una volta che saremo in volo, se non sbaglio, e con questo si può controllare, una specie di telecomando, e si può controllare il monitor che sta davanti. Eccolo qui, questo è il monitor che è lontanissimo in realtà, cioè ok, per farvi capire è lontanissimo, e quindi appunto c'è o questo iPad da utilizzare come telecomando oppure il vero e proprio telecomando che è questo, che si può estrarre, è molto facile da usare in realtà. Qui c'è l'attacco per le cuffiette, qui si può, poi vi farò vedere, si può scegliere se alzare o abbassare il sedile in modo che diventi un letto completo. Lì ci sono cuscino e coperta che però per il momento non utilizzerò, vediamo se poi mi faccio un sonnellino.
lì ci sono scomparti per mettere di solito le scarpe o altre cosine. Qui c'è un po' di spazio per appunto per mettere le cose, la borsa mia non ci sta, e c'è anche l'attacco USB e la spina normale per poter caricare il cellulare o qualsiasi cosa. Qui c'è un piccolo scomparto per poter appoggiare il bicchiere, il mio adesso è qui, e da quest'altra parte ci sono sempre i comandi per poter modificare la poltrona, insomma si può scegliere quanto farla scendere, e quindi, oppure appunto se solo farla scendere un pochino, oppure se trasformare il posto in un vero e proprio letto. Le cabine di Emirates sono sempre bellissime, tutto è fatto in arnica che mi sa un po' di old style, però vabbè, molto elegante. Notare i fiorellini all'inizio della cabina, molto carini, e lì quei posti sono diversi dall'altra parte. Prima tutto, mio Dio, ho già paura. E lì c'è la first class, molto bella, se riesco ve la faccio vedere dopo, magari uscendo. E questa è la cabina, senza rompere le scatole, senza filmare gli altri, però ecco, questa è la cabina business. E qui appunto ci starò per 6 ore, ragazzi, quindi incrociamo le dita che vada tutto bene, perché siamo fermi e già me la sto facendo sotto. Appena saliti a bordo, dopo lo champagne, ci hanno dato anche una piccola confezione di igienizzante per le mani, un bel pensiero, e anche una mascherina chirurgica. Non so se riuscirete a sentirmi benissimo con la mascherina. Stiamo decollando in questo momento, ragazzi, e io ho una paura tremenda, non ce la faccio più, ho il cuore in gola. Oh mamma mia, ok. Tutto bene, va tutto bene, me lo sto ripetendo, va tutto bene, va tutto bene. Siamo letteralmente tra le nuvole. Non posso avere sempre questa paura, non è... cioè, quando mi passerà. Ok ragazzi, mi sono un po' tranquillizzata adesso e mi sono sdraiata, sono super comoda, tipo letto. Per farvi capire, sono tipo sdraiata, spaparanzata, comodissima, e appunto mi vesto sempre in tuta. Se avete visto il mio ultimo video haul, sapete che ho preso questa tuta proprio per questo volo. È super comoda, di Pangaia, e sono sempre in tuta quando viaggio per stare proprio comoda al massimo. Infatti prevedo di fare anche un pisolino tra poco. Ma nel frattempo sono passati ad ordinare, a prendere gli ordini per la cena, quindi ho ordinato la cena, ho scelto dal menù tutto a base di pesce oggi, e basta, aspetto la cena. Nel frattempo sto montando un reel per Instagram e per TikTok. Sempre a lavorare io. Awesome, thank you. Prima di cena, aperitivo, mi hanno portato un altro bicchiere di champagne che ho visto non è Veuve Clicquot come pensavo, ma è Moët & Chandon. Poi qui mi hanno portato anche queste mandorle, noccioline calde, che però schipperò perché non mi fanno impazzire. Cheers! È arrivato il mio antipasto, ragazzi, sono questi gamberetti, e poi c'è un'insalata con cetrioli, robe varie che sapete, se mi conoscete sapete che non le mangerei mai, però appunto i gamberi mi piacciono un sacco. Buon appetito! E adoro i piccoli, come si chiamano, sale e pepe, questi piccolini in ceramica così carini, e poi anche il mini olio di oliva. Sapete che io adoro tutte le cose mini, quindi è sempre qui, e sotto mi sa che c'è aceto balsamico e sopra olio di oliva, bellissimo. È arrivato il primo piatto, che
siano, ditemelo voi se le conoscete. E, sì, ha un profumino niente male, devo dire. E questo è il dessert, ho preso, è una water cake al lampone e mi hanno portato anche questa piccola scatola che presumo sia di cioccolatini. Ma davvero, guardate quanto è carino questo dolce. Ovviamente stanno continuando a riempirmi il bicchiere di champagne, non chiedo nulla, ma è sempre pieno. Four hours later. Buongiorno ragazzi, dico buongiorno perché mi sono appena fatta tipo una dormita di 4 ore. C'è una cosa veramente imbarazzante. Mi hanno messo, perché qui ti danno una specie di materasso, praticamente mi hanno fatto tipo il letto, cuscino, copertina, io sdraiata, ragazzi, a biocco totale in 2 secondi, cioè non mi sono neanche resa conto di essermi addormentata. Mi sono svegliata dopo 3 ore perché mi si stava addormentando il braccio, che ce l'ho tipo appoggiata sopra, mi giro e ho dormito un'altra ora e mezza tipo, quindi fantastico. Però mi sono persa il tramonto, cosa che mi dispiace tantissimo perché mi ero ripromessa di guardare il tramonto e me lo sono persa. Comunque stanno accendendo tutte le luci in cabina, stiamo per atterrare perché manca esattamente, no, io ho l'ora che non c'entra nulla perché con il fuso orario sono lasciate perdere, quindi però dovrebbe mancare 20 minuti, 30, sì, un po' meno di mezz'ora all'atterraggio. Siamo in orario, spero che anche il volo di Laura sia in orario e tra poco si atterra, ragazzi, e tra poco saprete anche dove, anche se penso che già l'avrete capito tutti, però tra poco saprete dove. Ragazzi, sono atterrata e ho trovato Laura e voi! Fantastico, siamo atterrate nello stesso momento. Stesso momento. È andata tutta liscissima. E non so neanche perché siamo sedute qua, perché in realtà c'è l'auto che ci aspetta, ma volevo, no, volevo salutarvi e dirvi che ragazzi siamo a Dubai! Ecco, svelata la destinazione finalmente, adesso acqua e andiamo in hotel. Ok ragazzi, noi non ci possiamo credere, noi siamo qua per sponsorizzare questa struttura, questo hotel, ma non ci aspettavamo che ci dessero una camera del genere. Ragazzi, ci hanno dato la suite più grande, la suite presidenziale, che è tipo, io veramente, è tipo 3 volte il mio appartamento, con 3 bagni, una roba allucinante. Comunque non vi anticipo altro perché voglio farvi il room tour dedicato, che sarà, cioè, praticamente un house tour, perché qui abbiamo una casa. C'è una roba, la vista davanti a me in questo momento, ragazzi. Comunque abbiamo ordinato il room service, qui sono no, questa è l'ora italiana, 11:45, quindi qui sono le 1:45, siamo 2 ore avanti. E quindi adesso noi, vabbè, mangeremo, ragazzi, io mi sa che vi saluterò qua, perché poi appunto mangiamo, andiamo a dormire, ci cambiamo, io non vedo l'ora di mettermi in corpo. Laura ha freddo, dovete sapere. Oh, la borsa, infatti stiamo perdendo roba perché è troppo grande. Ah sì, volevo, dovete sapere che qui a Dubai ci sono 35 gradi, ok, 35 gradi. E ho appena dovuto chiedere la coperta perché ho freddo. Ma c'è l'aria condizionata, cioè qui sono pazzi, l'aria condizionata è a palla. Comunque vabbè ragazzi, questo mi sa che è tutto per oggi, ma domani sarà in arrivo appunto questo room tour, che è di una suite presidenziale gigantesca, che è sicuramente la stanza più bella che io abbia mai avuto nella mia vita. E quindi mi sa che vi saluto adesso, quindi buonanotte mia family, spero vi sia piaciuto questo video anche se ero in viaggio tutto il giorno, quindi vi mando un bacio grandissimo, come al solito abbraccio forte 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 forte, benissimo. Non ci posso credere che ho dovuto chiedere. Secondo me la tizia avrà pensato, ma queste sono fuori di testa. Questi sono tipo accessori, così. Tipo la vecchia. Oppure l'accappatoio su. La vecchia. Così va, così gli apre. Sì, ti prego, Dio, ti prego. Grazie, ma non è che abbiamo sbagliato tanto queste. Vabbè, mio family, questo è quanto, come potete vedere la situazione. Sì, sto riprendendo. Stavo salutando, concludendo il vlog. Bella.
quindi da noi 87enni è tutto, lì nello studio. Domani mia famiglia, un bacio, ciao!